Il libro che vorrei proporre come lettura dell'estate è un libro certamente non notissimo, e lo suo stesso autore, Carlo Emilio Gadd, benché sia ritenuto dai critici, dagli osservatori, come uno dei più grandi, se non il più grande scrittore italiano del Novecento, noto forse soprattutto per un paio di libri, La cognizione del dolore, ma soprattutto quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, che poi ebbe anche una versione cinematografica di successo. Gadda scrisse anche questo libro, che si chiama Giornale di guerra e di prigionia, che ha una storia particolare. Come dice il titolo, Giornale di guerra e di prigionia, è il diario che il giovane sottotenente degli Alpini, Carlo Emilio Gadda, volontario interventista nella prima grande guerra mondiale, tenne durante la sua vita al fronte. Questo diario, tuttavia, ebbe una singolare vicenda editoriale, nel senso che fu pubblicato soltanto moltissimi decenni dopo. La prima versione seppe solo negli anni 50. Tenete conto che questi diari furono scritti nel periodo che andavano dal 1915 1916 al 1919, quando rientrò dalla prigionia. Già questo è un dato singolare. Singolarità cresciuta dal fatto che l'autore non volle mai apporre modifiche al testo. Anche questo è un dato singolare. Gadda, come noto, fu scrittore estremamente brillante, fantasioso e come tale porto spesso modifiche sui testi. Questo invece non fu mai modificato prima di allora. E contiene anche, questo giornale di guerra e prigionia, un interessantissimo diario di Caporetto, che è il diario della disfatta, nel corso della quale lo stesso Gadda fu preso prigioniero. A partire da questa esperienza, fra l'altro, a settembre partirà un'iniziativa dell'Istituto Salvemini, nell'ambito del Polo del Novecento, che riprendo la storia, l'Italia alla Grande Guerra, nel corso della quale vi sarà una attualizzazione, diciamo così, di tipo teatrale del libro stesso e dell'autore. E questa attualizzazione sarà presentata, questo spettacolo sarà presentato in sei città che in qualche modo corrispondono all'itinerario biografico e storico e personale della partecipazione di Carlo Emilio Gadda alla Grande Guerra.